La pace del Signore sia con tutti noi. Miei cari, nella grazia vi voglio salutare con un grande saluto di una buona serata nel Signore Gesù Cristo. Il titolo che stasera il Signore mi ha messo nel cuore è Il profeta Giona. Nella mia Bibbia, come prefisso, è messo vocazione di Giona, cura e punizione del profeta. Chi ha una Bibbia vicino la può prendere e mi può seguire in diretta. O quando magari sentiranno o vedranno questo video, è meglio che prendete una Bibbia e seguite la parola di Dio in diretta. Vi faccio sapere che il Signore questa settimana ho dedicato Settimana Santa e il Signore ha fatto un miracolo. Mi ha fatto riavere il mio vecchio profilo completo di tutti gli strumenti per fare la diretta. Ne soffrivo tanto. Ho fatto altri profili nuovi e me l'hanno tutti bloccato. Ma il Signore è stato così forte e potente che mi ha dato possibilità. E per questo io lo amo così tanto, miei cari, nella grazia. Perché ciò che chiediamo a Dio in preghiera e lo lodiamo e lo benediciamo a Lui è così fermo nella fede di noi, perché veramente ci ricambia con affetto di padre a tutti noi. Bene, vogliamo leggere alcuni versetti perché il tempo ne ho poco a disposizione, però io vi consiglio poi di leggerla tutta, la paginetta di Giona, perché così possiate comprendere tutto. Il tempo a disposizione è troppo poco che ho. Incomincio subito perché se no non ci arriviamo. Amen, alleluia. Leggo di nuovo il titolo: Giona, vocazione di Giona, fuga e punizione del profeta. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sulla nave e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla stiva, alla nave, e si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi, alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: venite
Tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo. E temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora quegli uomini furono presi da gran spavento e gli domandarono: perché lui ha fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso. E minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore. Offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Fin qui la parola del Signore. Miei cari, nella grazia vogliamo pregare per quello che abbiamo letto. Sicuramente tutti abbiamo letto diverse volte la parola su Giona e a volte leggerle tante volte magari non ci lascia niente dentro, non ci riempie, come se niente fosse, una pagina così, una lettera così. E a volte le persone le dicono: boh, boh, boh. Miei cari, questa parola è per te e per me. Quante volte Dio ti ha avvisato con la sua parola? Fai la mia volontà, segui mio figlio, segui la mia parola, segui questo, segui i miei comandamenti. E quante volte non abbiamo seguito? Io per primo, quante volte abbiamo disubbidito? Abbiamo cercato di nasconderci nel buio, magari abbiamo cercato di assecondare. Forse il Signore non ci vede, ma il Signore è lì e ci prende con la mano. Ancora questa settimana scorsa ho fatto un video. Il Salmo 139. E noi sappiamo cosa c'è scritto nel Salmo 139. La sua mano ci viene a rapire ovunque. Non c'è ombra che può coprirci e nasconderci dalla mano di Dio. Giona pensava che Dio non arrivava, lui si voleva imbarcare per andare lontano da Dio. Miei cari, non è possibile. Preghiamo.
Gloria a te, Padre. Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita, Signore. Ancora grazie, Signore, per la parola che ci hai donato, Signore, su Giona. Siamo coscienti, Signore, di aver recepito questo messaggio, un messaggio così duro, ma allo stesso tempo flessibile, da farci comprendere che lontano da te non possiamo andare, perché tu ci raggiungerai sempre con la tua mano potente. Grazie Padre che ancora possiamo capire quando tu ci ami e quando tu vuoi farci così, migliore, per rispecchiare alla tua immagine, Padre. Gloria a te. Oh, buon padre, stasera vogliamo venire a te e vogliamo questa settimana essere una settimana santa, Signore, dedicata a te, alla tua lode, alla tua gloria, al tuo figliolo Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per me e per tutto il mondo intero. Grazie, Padre. Benedicici ancora questa sera, Signore, rinforzaci, donaci quel Spirito Santo ancora potentissimo, Signore, per poter aiutare il tuo popolo. Non vogliamo né oro né argento, Padre, ma vogliamo soltanto servirti, onorarti con tutto noi stessi. Questo ti chiediamo, Padre, né oro né argento, ma lodarti e benedirti perché tu sei grande, meraviglioso sei, Signore. Alleluia, Signore. Gloria a te, Padre. E stasera, Signore, in preghiera siamo tutti qui, in diretta, Signore, in tutto il mondo che sta guardando, Signore, ma non a me, a te, Signore. A te perché tu sei qui in questo momento. Alleluia. Gloria a te, Signore. Espandi il tuo spirito, Signore, anche che siamo con un programma in online, Signore, in internet. Espandi il tuo spirito in tutti i confini del mondo che possono vedere, che possono guardare, che possono sottomettersi a te. Perché tu sei il re del re, tu sei l'alfa e l'omega, tu sei il principio e la fine, tu sei tutto, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. E stasera, Signore, aprici ancora, aprici alla tua parola, Signore, facci capire cosa tu veramente vuoi da noi. Abbiamo capito ancora qualche piccola cosa, Signore, su Giona, perché Giona stava fuggendo da te e lui l'aveva capito che all'ultimo momento, guardando la tempesta, guardando il mare così forte, lui non aveva più paura perché sapeva che tutta l'origine era lui di quella bufera, di quella tempesta, di quel mare così forte che stava spasciando la nave. E lui era quieto, scese in stiva e dormiva in pace perché sapeva che qualunque cosa succedeva, tu lo risparmiavi, ma lo portavi sulla retta via. Oh, buon padre, grazie, buon padre. E stasera, Signore, vogliamo veramente comprendere ancora di più, Signore. Aprici, apri il nostro cuore, apri la nostra vita, apri lo spirito che dentro di noi moltiplica ancora per centinaia, migliaia di volte in più di quello che è, Signore. Illuminaci, illuminaci, Signore, che possiamo fare di più per il tuo popolo, per aiutare il tuo popolo, per aiutare i nostri simili, per aiutare il mondo che deperisce in queste circostanze di questo mondo corrotto. Oh, Signore, abbi pietà di noi, perché siamo peccatori e vogliamo veramente essere ammesse alla tua presenza con dignità. Oh,
Purificaci, donaci ancora una veste ancora candida di lino fino bianco. Gloria a te, Signore, alleluia. Grazie, Padre. E con tutto questo, Signore, ti voglio pregare ancora per tutte le famiglie del mondo, per tutti i missionari, per le vedove, per gli anziani, Signore, per i bambini, per i senza tetto, per gli ammalati, Signore. Ancora per queste preghiere che in questi giorni mi hanno avvisato, che stanno male, Signore. Ti prego, Signore, tu sai, li ho messi davanti a te in preghiera, Signore, e in questo momento come un pacchetto li sto presentando a te come profumo soave, a te gradito, Signore. Stendi le tue mani, Signore, coprili, Signore, coprili, Signore, che possano veramente risplendere in te, in Cristo Gesù. Dona guarigione, dona gioia, felicità immensa. Grazie, Padre, ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Gloria a te, Signore, alleluia. Alleluia. Negare nella grazia, scusatemi, la commozione è troppo forte, ma quando si ha la presenza del Signore tutto tace. Non ho molto tempo, come vi ho detto, fratelli, ma so solo che vi posso dire che Giona stava fuggendo, ma il Signore lo fermò. Lo fece cosciente, lo fece buttare a mare, e noi sappiamo che a mare stesso il Signore lo salvò. Si servì di un pesce, lo sappiamo, e fu portato a riva. Vedete, il Signore, quando vuole aiutare qualcuno, si serve anche delle pietre. Si sta servendo di me, che non sono nessuno, e non ero nessuno, e non sono nessuno. Figuriamoci se non si può servire di te, che tu dici di essere un dottore, che tu dici di essere qualcuno. Vedi? Avvicinati a Dio. Avvicinati a Dio. Spera in Dio e vedrai i miracoli, come sta facendo con me e con tutti quelli che stanno servendo il Signore. E con questo, miei cari, nella grazia vi voglio abbracciare a tutti, così, vedete, a uno, con un abbraccio fraterno e un bacio doppio. Non finirei mai di mandarvi dei baci, perché vi amo, vi amo. Mentre dormo penso a voi, mentre lavoro penso a voi, e vi mando benedizione, guarigione e tante altre cose. Mentre sto lavorando metto le piastrelle e prego, prego per te, per te, prego per te. Mentre metto le piastrelle prego, e le piastrelle sembra che si mettono da sole. Mi capite? Più diamo agli altri, più il Signore aiuta a noi. Amate e sarete amati. Aiutate e sarete aiutati. Questo è il segreto di questo mondo, della natura. Ama gli altri più di te stesso e sarai coronato con una corona particolare. Dio stesso, con la sua mano potente, te la metterà in testa, la corona che ti appartiene. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Pace al Signore, dal fratello Angelo, a Dio volendo, ora che mi hanno liberato il profilo,
Spero che non me lo bloccano più, preghiamo che non me lo bloccano più. Ma se non disturbiamo a nessuno, sicuramente me lo lasceranno. E io non voglio disturbare nessuno. Quello che facevo prima, i disturbi, li ho messi tutti da parte. Adesso amo a tutti, più di me stesso. Non mi amo neanche io. Amo a voi più di me. E questo mi ha coronato. Pace. A domani. Amen.